Stiamo andando a fare colazione in un bar che è convenzionato con la B&B. Abbiamo la colazione al bar che è qua vicino. Intanto vi faccio vedere alle mie spalle il posto. È stupendo, non dicevo, un mare stupendo. Comunque noi oggi non andremo qui al mare, ma andremo a Punta Prosciutto. Infatti, come vedete, siamo in tenuta da mare. Ah. E siamo al bar Il Principe. No, non c'è lo zoom. Carino, 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 carino. Cosa abbiamo preso? Due pasticciotti. Che cos'è il pasticciotto? Una pasta frolla con dentro la crema pasticcera, o nel caso di quella che ha preso Rossella, la crema al cioccolato. Io un caffè macchiato, ho bisogno di molto caffè. E lei un succo di frutta alla pera, che non beve niente. Adesso facciamo un'intervista a Simone sul cibo, che è il mio argomento preferito. Sì. Cosa abbiamo mangiato ieri sera? Come ti sei trovato? Come ti è sembrato? Allora, ieri sera siamo andati in una trattoria che ci aveva consigliato la proprietaria del bed and breakfast e abbiamo preso della pasta con i ricci, visto che qui parlavano tutti quanti dei ricci, quindi dovevano essere buoni. Rossella invece è andata più sul classico con i gamberoni, sempre con la pasta. Linguine. Le linguine. Era buono, tutto abbastanza buono, però i costi non sono tanto alti. Questa è l'isola dei conigli che vedete sullo sfondo. E adesso andiamo a cercare qualche posto in cui mangiare. Ragazze, vi consiglio tantissimo questo posto che si chiama Quo Vadis e fa dei pasticciotti buonissimi, tantissimi gusti, ma il migliore comunque resta quello là, classico con la crema dentro, molto più buono del Principe. Ecco un magnifico tramonto sull'isola dei Conigli che si vede da Porto Cesareo, che come vedete è un porticciolo, ci sono tante barche, questo è solo un piccolo pezzo del porto, l'isola dei Conigli. E poi, andando sulla sinistra, troviamo quest'isola artificiale che si raggiunge a piedi, sulla quale ci sono hotel, ristoranti, e c'è anche quel locale che ha fatto vedere Pepper Chocolate l'anno scorso nel suo video con i gazebi, molto carino, ma purtroppo quest'anno era ancora chiuso e non si poteva andare. Noi lo abbiamo intravisto da un posto in quest'isola qui. Ed ecco poi che si vede Porto Cesareo sullo sfondo in questo caso. Siamo a Lecce. Sto riprendendo il tuo outfit of the day, of the night, of the evening. Afternoon. Vediamo dove arriviamo. Questa è Porta San Biagio. Quando mangiamo io ho fame. Ho sempre fame. Sì, già. È un posto che ci è piaciuto tantissimo, ci è piaciuto, che questa è la trattoria di Nonna Tetti. E io cosa ho preso? Una calamarata, che in realtà è pasta con gamberi elastici, e Simone ha preso salsiccia di noccia con una vellutata di carote, carote e patate. Di carote e patate, devo dire che erano buonissime entrambi e non abbiamo pagato neanche tanto. Alla fine ci è venuto 10 euro a testa prendendo l'acqua minerale, quindi è veramente veramente bello. Poi il posto è troppo carino, dentro è tipo una trattoria, è una trattoria tipo, come posso dire, è una specie di locanda antica con i mattoni, i bicchieri, erano tipo delle tazze, era veramente carino. Sì, c'erano bicchieri e piatti di ceramica. Esatto, consigliato. Adesso andiamo in giro per Lecce e mangeremo il pasticciotto. Carino, qua è caratteristico. Eccoci nel centro di Lecce. Questo è l'anfiteatro, molto 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 bello tutto il centro di Lecce, Lecce stupenda. Purtroppo è chiuso, era chiuso perché c'era un saggio in cui si poteva entrare solo su invito, quindi era una scuola di danza. Siamo ancora a Lecce, tu
tutti sono aperti, o comunque quasi tutti. Per le vie ci sono questi musicisti, poi in piazza c'erano le ballerini che ballavano break dance. Che bello. Ciao. Stiamo andando ad Otranto, alla Baia dei Turchi, che è sull'Adriatico, mentre noi eravamo sullo Ionio. Volevo farvi vedere che siamo in autostrada, però guardate che caratteristico, che si vedono tutte le piante, gli alberi, le coltivazioni. Stiamo andando alla Baia dei Turchi e bisogna entrare prima in questo bosco, percorrere un sentiero tra le foglie e gli alberi che poi ci porterà al mare. Per non parlare di quello che porta Simone. Qui in pratica c'è questo lungo sentiero e poi si arriva direttamente a mare. Eccoci. Ecco il mare. Wow! Mamma mia, è stupendo, anche se mosso è stupendo. La Baia dei Turchi ad Otranto. Purtroppo c'è un po' di vento e quindi il mare è mosso, però è stupendo lo stesso, è molto pulito e limpido e l'acqua è anche calda, si tocca fino in fondo anche qua come nelle altre spiagge in cui siamo andati fino adesso. Nonostante sia girato è veramente veramente bello. Adesso questa è la Baia dei Turchi. Però dal posto in cui abbiamo parcheggiato possiamo accedere anche in un'altra spiaggia, che è la spiaggia di Santo Stefano, in realtà penso sia più rocciosa. E niente, questo è Simone che prende il sole. Simo, saluta. Ciao, sono all'ombra. E questo è Simone che prende, vabbè, lo stesso, prende i raggi ultravioletti. Niente panico, ci siamo solo persi nella foresta. Stiamo tornando. Stiamo tornando, volevamo andare a vedere l'altra baia di Santo Stefano, solo che abbiamo sbagliato il parcheggio, non ci ricordiamo neanche il nome del parcheggio. Dai, rilascia un'intervista. Non devi fare le domande? No, rilascia qualcosa da dire. Che ci siamo divertiti, però c'era troppo vento purtroppo, che il bosco è grande. Più del previsto. Ci sono anche più parcheggi del previsto. Troppo. Oddio. Ascoltiamo un altro. Ma sei sicura adesso? Per tornare indietro non devo andare via. Sì, ma non dobbiamo andare indietro. Parcheggio d'Oriente. E non è il nostro. No. Il nostro vuole. Boh. Addio. Siamo giunti a questa via senza uscita. Beh dai, ci sono due panchine. E ritorniamo indietro e rifacciamo la strada. Altra giornata a Ponte Prosciutto. È affollatissimo. Però il mare è stupendo, anche se nelle altre parti è più agitato, qua è stupendo. Qua c'è la roccia. L'altra volta eravamo andati all'altra parte. Questo è il corso. Pensiamo sia il corso di Gallipoli. Outfit of the night. Una cantina con una tipa. Shorts. Il pizzo e solite scarpe. E ora facciamo pure l'outfit di Simone. Che sente strafigo. Uè, camicetta. Camicetta a fiorellini. Moda 2013, pantaloncini, come devo dire? Shorts
shorts, yeah. Mica tanto shorts bianchi e mocassini, no, che fanno ghiaccio. Ah, scusate, ma il ghiaccio non è mica grigio. Vabbè, shorts bianchi e mocassini. Fai una piccola sfilata per noi. Ma dai. Tempi di percorso. Mi si sono rotte le scarpe e ho comprato queste. Si abbinano, no? Si abbinano anche. Altra parte che le volevo di questo colore. Questa è la strada di ritorno, stiamo tornando da Gallipoli, che sinceramente però non ci ha proprio entusiasmato, vero Simo? Diciamo che ci si aspettava di più. Perché praticamente abbiamo trovato un pezzo, sì, era bello il viale con i negozi, però insomma c'è in tutte le città, non era niente di super caratteristica di città, di mare. Poi c'era una parte, insomma, per bambini, ragazzi giovani, qui c'erano, vabbè, giochi, giostre, quelle cosine lì, ed era ben movimentata. Poi c'è la parte... Svoltare a sinistra, in via Puglia. Poi c'era invece un'altra parte, siamo andati a vedere più avanti, che si chiama Baia Verde, dove ci sono tutti i lidi e le discoteche, ma era veramente un mortorio, praticamente non c'era niente, forse evidentemente solo di mattina, durante la giornata c'è qualcosa, ma la sera c'era, mi sa, solo una discoteca aperta. E niente, quindi... Simo, non siamo rimasti tanto soddisfatti da Gallipoli. Gallipoli, sei fuori! Non siete una mazza. A dopo! Sì, noi l'anno scorso invece, sempre in Sicilia, siamo andati... Siamo su una parte, adesso stiamo per fare le escursioni tra le isole. Stiamo partendo da qui, il Torre Vado. Tra le isole? Sì, ciao. Tra le grotte. Siamo su una barca e stiamo facendo l'escursione, stiamo per partire, facciamo l'escursione tra le grotte con la barca, poi vedere dove siamo. Questo è il Torre Vado, che è vicino a Santa Maria di Leuca. È vicino? Insomma, più o meno. Diciamo, più vicino alle Maldive del Salento. Siamo andati alle Maldive del Salento, ma non c'è più nessuno. Era sporco, non so se era perché il mare era sporco, era brutto, c'era tutto tempo. Di pedaralli, faremo le pizze con pomodoro, che è il nostro antico pane dei poveri. Finalmente. Un po' di frutta fresca, bevande analcoliche per i più piccoli, vino bianco e rosato per i più grandi. Allora, due piccole raccomandazioni per la navigazione. La prima... Siamo entrati nella grotta. E questo è Simone che nuota. Questa è la grotta degli innamorati. Questa è Santa Maria di Leuca e qua c'è... come si dice? L'incontro tra il Mar Ionio e Adriatico. Quella lì è la punta che divide il Mar Adriatico e il Mar Ionio. Entrando nell'Adriatico, questa è la punta che divide lo Ionio dall'Adriatico. Qua cambia tutto, cambiano i venti, cambiano le correnti. Cambia pure la profondità. E cambia pure il tempo, perché qua piove. Ma no, pure là pioveva. Ah, smesso. Due volte. Hai visto il soffio? Ma no, quale? Ma piove? Lì. Quale soffio? Ma dove devo guardare? Eccolo. Ah, che figo! Questa si chiama Grotta del Soffio. E questa come si chiama? Giardinetto, perché sopra c'è della flora, ma anche qua sotto ci sono tutti i coralli viola e verdi. Invece nella Grotta del Soffio in pratica si fa un metro in apnea e si entra in una cavità. Ha questo nome perché soffio che si è appena visto, perché in pratica l'aria entra dentro e poi viene buttata via con un getto di pressione.
Bravo, bravo. Bravo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ecco di là, Coral. Dove? Viola, vero? Ah, che belli! Che belli! Qui vedete che ci stiamo allontanando e volevo dirvi due cose sulla Grotta degli Innamorati, che è quella in cui siamo entrati prima proprio a nuoto. È stupenda, si chiama così perché l'entrata è a forma di mezzo cuore e dentro proprio si mischia acqua sorgiva e acqua di mare ed è molto fredda, ma è stupendo, si tocca e dicono che porti fortuna a tutti gli innamorati che entrano là dentro. Questa è la Grotta della Fertilità, per motivi ovvi. Questa è la Grotta delle Tre Porte. E abbiamo fatto il bagno qui, la seconda sosta dove abbiamo fatto il bagno. Dopodiché siamo saliti in barca e abbiamo fatto un buonissimo aperitivo a base di friselle, taralli piccanti e anche quegli altri. Quegli altri com'erano? Quelli mi piacevano, quelli dolci. Pure erano taralli normali, solamente anziché avere la forma ad anello erano normali. E stiamo tornando. Secondo me è quella cosa che poi è vicinissima. Tranquillo. Tranzo. Ed ecco l'ultima grotta. E adesso a casa. Sono triste. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Che dicono? Ah, ma sono del catamarano. Visto che sono in quel posto dove... Si guarda sotto. Ah, pure loro fanno la perollo. Sì! Che bello! Donne nude, Donne nude? Come nude? Mentre Rossella si fa il bagno, io vi faccio vedere l'ultima nostra giornata in spiaggia. Un mucchio di gente, eh? Vediamo se la riusciamo a inquadrare un po' lontana. Quel puntino rosa lì. Da qui è Punta Prosciutto, che ha vinto la gara delle spiagge più belle, almeno secondo noi. Un salutone. Ciao ciao. Rossella che non si è accorta di dove sono e mi cerca in mezzo alla spiaggia. Nostra ultima colazione. Triste, ciao! Guardate che bello il mare! Di quella nostra ultima colazione. Ancora ti arriva. Dai! È triste. È vero. Il principe. Se siamo alla fine della nostra vacanza, purtroppo ce ne stiamo andando. E questo ci è piaciuto tantissimo, il salento è veramente, veramente stupendo, quindi è super consigliato, mi piace veramente tanto. Mi piace veramente tanto e adesso beh, qua siamo a Porto Cesareo e salutiamo questo posto fantastico. E, che dire, nell'info box vi lascio i posti, ristoranti, trattorie dove siamo andati che ci sono particolarmente piaciuti. E, voglio dire due parole sul B&B. Siamo andati al B&B Acqua Chiara ed è stato la camera era veramente stupenda, aveva una parete fucsia, era grande, il bagno grande, era bella bella. Poi la proprietaria Anna Rita, la proprietaria Anna Rita è stata gentilissima, anche il resto dello staff, penso siano tutti parenti, non lo so. Ci ha dato ogni giorno, ci dava diversi consigli, ci mandava messaggi dove andare questa sera, cosa c'era nei dintorni e poi comunque siamo stati gentilissimi e ci è piaciuto tanto. E speriamo di tornarci, forse ci torneremo. Boh. Boh, ci è piaciuto tanto. E niente.